E salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale, io sono Mizar e rieccoci con Raji, la nostra protagonista Raji alla ricerca del fratello. Ci siamo lasciati qui dove abbiamo recuperato una nuova arma, un arco, al momento non ci ha ancora dato sapere come usarlo, quindi comunque proseguiamo nel gioco e sicuramente ci sarà un altro tutorial. Quindi, vediamo subito se ci fanno vedere come usare quest'arma appena presa. Ok. X e basta. No, aspetta, ho mancato. Ok. Vabbè, Y. E vai con i nemici veri e propri. Che poi mi chiedo, e se voglio cambiare arma? Non lo so. Allora, LT. Che faccio con LT? Ah, aspetta, LT più X. Ah, forse... Aspetta. Ok. Allora, aspettate, devo prima liberare un po' la zona perché sennò non riesco a fare l'attacco che mi dice. Troppo lontano, occhio. Però teoricamente questo attacco qua è anche buono perché, cioè, scaglia più frecce insieme. E comunque sto per morire, occhio. Merda, statti fermo. Mamma mia, ragazzi, in zona Cesarini con solo tre tacche di vita. Ok, però se io voglio cambiare e tornare con l'altra arma. Ah, a posto. Manco la bocca devi aprire. Ok, vabbè, dai, teniamoci l'arco, vediamo un po' come andiamo. Che poi abbiamo lo slot per altre due armi comunque. Oh, il dio della potenza qua. Allora. Ok.
Caricati, caricati. Cambiamo arma, va. Mamma mia, ragazzi, due tacche. Vai, 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 vai. Vai, avvicinatevi. Ah, ah, però mi ha dato anche un po' di energia quella... questa cosa qua, sta pietra. Buono, meglio, meglio così, dai. Vai di nuovo, vai di nuovo. Approfittiamone. Sistemiamo prima quelli più grossi. Approfittiamo visto che ce lo dà sta cosa. Bravo, le idee sono con me. A posto. Quindi sta tavola, ragazzi, oltre a darci l'attacco, diciamo, speciale, ci ricarica anche l'energia. Ottimo. Oddio, dubito che durante un boss ce l'avremo, però buona sapersi. Rimettiamoci l'asta. Aspetta, cos'è? Allora, da qua salta X. A few moments later. Forse con l'arco? Ok, era da fare con l'arco. Adesso lo stesso. Bello! Proviamo, proviamo. Beh, teoricamente anche questo attacco è buono, perché comunque sei sempre lontano dai nemici. E in questo modo non ti colpiscono neanche. Dai, più sono grossi e più fanno rumore. Dai, è rimasto quello gigante. A posto. E poi, se non sbaglio, questa è la zona dove abbiamo visto il carretto che saliva. Quindi sì, ci siamo.
Merda. Ah, non mi... Cavolo, quanto è stretto. E muore. Ok. This is it. This is where they took the cart. Open! Open up! Let me in! Nothing. What do I do now? Cioè, abbiamo delle armi potentissime, non possiamo sfondare una porta. Assurdo. Dai, vediamo se troviamo un'altra via. Magari di qua? No. Che poi io sono cieco e non la troverò mai la via. Usiamo l'ambiente circostante, forza. Questi ragazzi non ho ancora capito sti... Cioè, perché la... il fiore di loto che abbiamo intorno comunque non mi sembra tanto aumentato. Boh, vabbè, proseguiamo e vediamo. Sì, però ogni 2x3 mi stai mettendo i mostri qua. Madonna, fanno malissimo questi quando ti colpiscono però. Due tacche di vita. Ok, la musica si è calmata, quindi probabilmente sono finiti. Per adesso. Another mandala. Another vision of her past. If she can unlock the memory. Allora. Ok. Sono abbastanza semplici comunque questi cerchi qua. Look, Didi, I'm walking.
I'm walking! Careful! Golu! Guarda, sorella, cammino. Quindi il fratello di Raj, Raja, o Raj, come cavolo si chiama lei, non camminava, aveva qualche problema. Stiamo scoprendo qualcosa in più sul passato dei due fratelli. Qua dietro che c'è? Niente. Magari si è imboscato qualche cosa. Allora, però, io quelli, ragazzi, quelli grossi li odio. Non ho neanche... Oh, aspetta, forse qua posso saltare. No, neanche. Non ho neanche l'ambiente per potermi aiutare. Cavolo. Dai, riproviamoci. Proviamo dalla distanza con l'arco, magari... Certo, però magari evitiamo anche i colpi. Anche se forse qua il tritone, qua il tridente è sempre la scelta migliore. Ok. Posso salire qui sopra? Boh, non mi fa andare, quindi presumo che devo andare da qua. O mi dà un'altra arma adesso? Ah no, devo fare l'alberello. Dai, regoliamoci sempre guardando le statue che prendono forma. Who had captured the children? What was their purpose? Had Raji known the truth, she may simply have given up. For this being was utterly ruthless. And the very heavens were at risk. A posto. Va bene, ragazzi. Come sempre, direi di intraprendere qui questo video. Siamo arrivati a circa 20 minuti anche stavolta. Non li voglio fare troppo lunghi. Però voi comunque nel caso fatemi sapere cosa ne pensate, perché nel caso ne posso
anche allungarli un po' i video. E che altro, ragazzi? Mi raccomando, spolliciate, mettete like, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo nel prossimo episodio. Un saluto da Mizaragaret. Ciao, waglio!